Buonasera, mi presento, sono Francesco Nella, ho la sfortuna di abitare dove sta Ernesto, l'autore del libro. Dico questo perché ogni volta fa qualcosa mi tira sempre in ballo. Mi sembra un po' come Pino Daniele Massimo Troisi. Ogni volta Pino Daniele scrive una canzone per Massimo Troisi, poi gli facevo un film. Siamo a questi livelli, no, scherzato. Già il primo libro che Ernesto ha pubblicato, L'Uomo del Cuore, già abbiamo fatto 3 anni fa, abbiamo fatto già una presentazione teatrale, lì dove ci volevamo sapere perché, voglio dire, il libro che era stato presentato, quindi ho tratto delle cose dal libro già pubblicato e quindi le abbiamo messi in scena, è stata una cosa molto bella, l'abbiamo fatta 3 anni fa, non lo so se qualcuno di voi partecipare a quella cosa, l'abbiamo fatto a Ferro del Greco. È un bellissimo libro, quella cosa ci è piaciuto tanto, tant'è bene che ci siamo ripetuti questa sera, però questa sera facciamo una cosa diversa, perché dato che il libro sta a battesimo, che è uscito da poco e addirittura ancora nelle librerie si trova ancora, e quindi ho pensato di fare una cosa itinerante, guardando un po' all'interno del libro, facendo delle letture dei ragazzi che fanno teatro al Terre Greco, con la scuola di teatro La Bazzarra, una scuola abbastanza importante sul territorio, ha vinto diversi premi teatrali, e quindi ci sono questi due ragazzi che mi fanno la cortesia e stasera faranno delle letture tratte da questo libro. Io pensavo ancora, però neppure sotto tortura lo dirò, perché leggendo questo libro mi convinco sempre di più che la storia da portare sulla scena e ci sta, ed è una bella storia. Non mi chiedete qual è la storia, che non lo dirò, al momento in cui si prepara sta cosa, poi la porteremo in scena e quindi poi ne faremo una cosa più bella, più formativa e più, voglio dire, toccheremo veramente le corde del nonno. Quando questa cosa sarà preparata, poi eventualmente ripeteremo la cosa qua giù al teatro, oppure addirittura in un teatro dove c'è la possibilità di fare eventualmente degli effetti con le luci, con l'audio. Qua siamo un po' rabbattati, perché voglio dire, c'è un teatro di parrocchia e quindi ci dobbiamo, voglio dire, stare a tutto quello che ci offre. Io passo la parola ad Ernesto solo per fare alcuni passaggi, perché ha voluto pubblicare questo secondo libro e dargli poi in effetti lo stesso del primo libro. Cioè, il primo libro era L'Uomo del Cuore, adesso il secondo è Storia sotto la luna, quindi voglio dire, non siamo andati più di tanto, cioè fantasy che era il suo scrittore. Però voglio dire ci sarà un perché che adesso noi ci diamo. Prego. Buonasera a tutti e grazie di essere pazzi come me per avventurarsi con questo freddo a venire a sentire le pazzie di un pazzo innamorato di Sanremo, un pazzo innamorato della sua città. Mi fa solo piacere. Devo dire che molte di queste cose me le ha insegnato una persona che quando vuole sa parlare, ma quando poi non vuole parlare sono dolori e me ne vuole piangere. È la più bella di tutto, scusatemi, non fare casino. È una bambina che anche senza parlare riesce a dire tante di quelle cose, riesce a dare tante di quelle emozioni che qualche cosa potrebbe dire. E poi, cinque la bambina, mettici, cosa posso dire, la vista di Don Renunziato. Don Renunziato, io penso che c'è il paradiso, e se c'è, deve essere come Don Renunziato. Come Piacina Alfani, in cui si vede tutto un promontorio, tutta la penisola sorrentina, Capri, Ischia dall'altro lato, Ucin. E poi questa città ha qualcosa di speciale, anche nei suoi personaggi più scuri, non trovo la cattiveria, ma a volte faccio una considerazione un po' pesante. Probabilmente sono quelli che amano di più Don Renunziato perché non se ne vanno da Don Renunziato, forse perché qua trovano un ambiente ideale, come qualcuno può pensare. Però gente che non vuole lasciare la terra, non vuole lasciare la famiglia,
non vuole lasciare niente, vuole stare qui. E allora sta qui, come c'è da qualche parte, si appiccica da Alice, si appiccica con le cose sbagliate, si appiccica con tutto, ma da qui non se ne va. E allora ho ripetuto il valore del cuore, l'ho ripetuto perché la colpa è di questa signora che sta qui davanti, mia madre. Come ho scritto nel libro, e quando mi portavo sul terrazzo, di fronte, perché io abito a Milano, quando mi facevo guardare la luna, dice dai, guarda, guarda la luna, quando ti fai grande mamma ti ci porta. Stai aspettando? Non sto aspettando, sì. Ma devo dirti che mi ci ha portato, che poi la luna non è un satellite della Terra, la luna è in tutti noi. La luna come qualcosa di bello, qualcosa di prezioso che noi abbiamo, non la troviamo guardando il cielo, ma la troviamo guardando dentro noi stessi, dentro la nostra anima. Ma ora non voglio la capigliaggio. Andiamo avanti, sì. E parliamo. Facciamo questo viaggio itinerante, sì, in termini di storia. Allora, il libro come parte? Parte dal concetto che i sogni sono importanti. Senza sogni non si può vivere. I sogni bisogna anche che abbiano la forma della speranza, della sostanza, e che riescano a concretizzarsi, a sanarsi. E io ho creato questo personaggio, questo Ernesto che si addormenta e che viene catapultato così, magicamente, in un mondo antico di 2000 anni fa. La chirurgia è la mia grande passione. Ma forse perché siamo nati qua, la nostra storia è una storia che va indietro negli anni, nei millenni. Già 2000 anni fa tu rinunziavi a Pontus, ed era prima di tutto, era ancora una città salmita, una città osca, è stata sempre qualcosa di bellissimo. Se noi guardiamo sempre la tavola butingheriana, noi vediamo che tu rinunziavi dal punto di vista termale probabilmente, è molto ma molto più grande disegnato sulla tavola butingheriana. È molto più grande della stessa Neapolis o Pompei. Ecco, quindi penso che il problema principale è che noi non conosciamo la nostra cultura e nemmeno la conosco. E mi fermo qui e poi parliamo con calma. Passa parola alla regia. No, io do i minuti ai attori che fanno. Hanno preparato tutto loro, io non so proprio niente, quindi se faccio qualche cosa sbagliata non mi ricevo niente. Vuoi accomodare il curriculum? Che scendiamo, facciamo partire.